Allora, un saluto ai nostri amici web ascoltatori da Riccardo Cristiano e da Antonio Saffioti che come sempre ogni sabato puntualmente tengono la rubrica Chi ci capisce a noi due è bravo. Saluti ad Antonio soprattutto. Saluti a tutti cari video spettatori. Bene, allora, oggi si parlerà di vari argomenti come sempre, quindi i nostri temi sono i più svariati. Inizieremo con qualcosa che in questi giorni soprattutto è su tutti i media e se ne parla davvero tantissimo, poi anche in seguito a delle dichiarazioni, a dei video che si sono visti sulla rete. Sto parlando del DDL Pillon. Pillon è un personaggio che richiama subito alla mente il Family Day, la parola famiglia tradizionale, e qui mi taccio perché altrimenti potrei essere di parte, ecco, diciamo così. Cedo quindi la parola ad Antonio per aprire insomma questo discorso, questa discussione, e gli chiedo di cosa parla questo DDL Pillon e soprattutto se ci racconta un po' quello che lui ha interpretato come polemiche di fondo insomma della vicenda. Voglio dire una cosa prima di iniziare, che nella scorsa puntata ci siamo occupati delle cosiddette canzonette di Sanremo, però sabato ho avuto modo di vedere la replica dell'ultima puntata di Report, che si intitola Dio, Patria e Famiglia. In quell'occasione ho deciso che in questa puntata avremmo parlato di temi caldi della politica italiana, di canzonette parleremo nella prossima puntata a Sanremo terminato. Tornando al decreto PD, al disegno di legge Pillon, si intitola questo disegno di legge norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Sì. Già dal titolo si capisce che un disegno di legge un po' che vuole garantire dei diritti che poi non sono diritti un po' strani. A mio avviso, parlo da giurista, un po' campato in aria. Comunque, questo è il disegno di legge, è stato presentato al Senato il 1 agosto. E già da allora quindi ne conosciamo il testo e quindi i punti che fanno discutere. Io vi anticipo che fanno discutere tutti i punti del disegno di legge. Innanzitutto viene stabilito la mediazione familiare obbligatoria, in pratica la famiglia che sta per divorziare è obbligata, non può scegliere come avveniva in passato, ad affidarsi ai mediatori familiari. C'è da dire che lo stesso Pillon che ha presentato, senatore Pillon, è stato in passato mediatore familiare, oltre che
avvocato e padre separato. Sì. Quindi capite bene che lui abbia tutto l'interesse a che sia obbligatoria la mediazione familiare. Poi, la cosa che è grave, che è stata la tenere in report, è che questi mediatori familiari iscritti all'albo sono tutti agenzie di mediazione cattoliche, quindi chi ha un'altra religione deve affidarsi a chi? A dei mediatori che quindi premeranno per fare conciliare la famiglia utilizzando la religione cattolica, quindi capite bene. Chi non è cattolico viene discriminato. E poi, se tu affidi la mediazione solo dei gruppi cattolici, capisci bene che si va in un'unica direzione, non c'è democrazia. La messa è sempre la stessa, per fare una battuta. Allora c'è da dire poi che questo ha dei costi. La prima seduta dal mediatore familiare è gratuita, le altre sono a carico della famiglia che si sta per separare. Sì. E no, è dura. La mediazione familiare dura almeno un anno. E il minore deve avere minimo 12 anni. Sì. Questa è una delle cose buone di questo primo punto. La cosa che a me mi pare estra è che fa fare dei grossi passi indietro è il fatto che i genitori hanno lo stesso tempo a disposizione per stare con il figlio. Non c'è più la differenza che c'era prima in base alle abitudini del figlio. Eh sì. Viene imposto che questo povero bambino vedere tutti e due i genitori, se il bambino ha la fortuna di avere una famiglia come la mia, tanto di cappello, ma se pensiamo a una famiglia in cui uno genitore abbia compiuto violenza sul minore, capite bene che si rischia di mettere il minore nelle mani del genitore violento. Succedere questo. Pillon, per difendere questa teoria, dice che nei casi di pedofilia non sempre sono reali, perché molte volte, secondo lui, o il minore o la madre inventano tutto, secondo lui. Invece, secondo lui, per evitare che un minore stia col genitore violento, è necessario che il genitore violento sia stato condannato da 3 gradi di giudizio. Con le lentezze della giustizia italiana si capisce bene, si mette sicuramente nelle mani del genitore violento il minore. In più, molte volte, per esempio, se nella famiglia è stata, per esempio, la madre a tradire il padre, molto spesso il minore vuole stare più con il padre, che non ha avuto colpa della separazione, che con il coniuge che ha avuto più colpa della separazione, che non sempre abbiamo Grazie.
davanti alla famiglia del cosiddetto del Mulino Bianco. Ma non esiste, penso, eh. Sì. Quindi c'è questa bigenitorialità. Il minore deve stare per forza con tutti i due genitori. Quindi. Capite bene che molte volte poi non si vive nella stessa casa. Ad Assolutamente. esempio, un genitore ha la casa a Milano, in via Torino, il minore sta proprio con, per esempio, con i nonni, no, capite bene? In quel caso la vita del minore verrebbe stravolta. Antonio, io mi facevo proprio questa domanda, ma se sto povero ragazzo, non sto bambino, poi dovrebbe frequentare due scuole? Cioè, significa frequentare due scuole, due gruppi magari familiari, due gruppi di amici, diventa un po' anche stravolgere, diciamo, la sua vita anche a livello di studio, ecco. È un obbligo che non sta né in cielo né in terra, perché secondo me dovrebbe essere lasciata la discrezionalità del giudice, no? Queste scelte, perché dei servizi sociali. Invece in questo modo tutte queste figure vengono cosa grave, è la previsione del matrimonio diretto, cioè i genitori devono garantire il sostentamento del minore in maniera equa, quindi non c'è più l'assegno di mantenimento che veniva dato al coniuge più disadattato, che aveva più disagi. Molte volte la madre del minore molto spesso è casalinga o non lavora, ma c'è più. È più facile che sia il padre a lavorare, però in quel caso non può essere previsto più di mantenimento per il coniuge, cosiddetto più debole. Quindi capite bene che se il bambino ha uno dei genitori che non lavora, questo genitore che non lavora, come fa a mantenerlo lo stesso? In modo del nostro coniuge, del nostro genitore. Basta, questi sono i 3 punti chiave. Infine, la cosa grave che è stata inserita infine è la previsione della cosiddetta alienazione parentale. L'alienazione parentale si ha quando uno dei genitori influenza il figlio non facendogli incontrare l'altro genitore, non lo so, parlandogliene male, facendogli lavaggio del cervello. Però questa alienazione parentale, che da alcune idee è vista come una sindrome, quindi come una malattia mentale, è stata introdotta da Richard Gallagher, che era no, che è ancora in vita, è un scienziato omofobo e antifemminista, anche lui separato con la moglie, quindi ha formulato secondo lui questa sindrome, che non ha chiaramente basi scientifiche. La scienza è divisa. Però in Italia si sono avute già molte sentenze in cui, soprattutto alle mamme, sono state proprio
tolti dai figli perché secondo gli avvocati o i consulenti pagati lautamente dagli avvocati veniva fatta passare al giudice l'idea che la madre fosse affetta da questa sindrome che viene abbreviata in PAS, si chiama PAS, e quindi a molte mamme erano stati tolti letteralmente i figli e non solo, anche la madre, potestà genitoriale. Assurdo. Quindi a mio avviso questo decreto, e qui concludo sul decreto, Pillone, è molto retrogrado, è discriminatorio verso la parte femminile della famiglia, perché lì a Nuremberg sono stati intervistati molti dei signori che lo sostengono e tutti erano ultra cattolici o padri separati o antifemministi, gente misogina che accampava delle tesi sulle donne ormai superate, ma che è andata in questo disegno di legge il 31 gennaio, quando in una delle audizioni che sta facendo il senatore Pillon, i suoi solari hanno risposto alle critiche e agli striscioni di non una di meno che un'associazione a difesa delle donne. E sono state apostrofate queste donne con epiteti molto brutti e trogloditi, a mio avviso. Quindi queste persone poi sostengono di essere dei buoni cristiani, mentre in realtà sono separati, pensano male delle donne, non la pensano come loro. E poi offendono l'altro con questi epiteti. Un'altra cosa di cui voglio parlare è il treno ad alta velocità Torino-Lione, La cosiddetta TAV. TAV, che in realtà si chiama Nuova Linea Torino-Lione. Questi giorni ho letto che il ministro Di Maio ha conosciuto una ragazza che gli è molto piaciuta, però lui in questo periodo è impegnato a stilare il piano costi-benefici per vedere se questa ragazza, se gli conviene fidanzarsi con questa ragazza, no? Lo stesso metodo vuole utilizzare con la tavola. Vi dico che la TAV si dovrebbe dividere in due tratte, una di 57 km e una di 175. Però dal 1990, che è iniziata la costruzione, sono stati costruiti solo 25 km. Quindi capite bene che non è stato fatto quasi niente in merito alla costruzione, anche se ci vogliono far credere che sia terminato o più lunga di quanto sia, in realtà è lunga solo 25 km. In più capite bene che con la corruzione italiana i costi sono lievitati di molto rispetto ai costi iniziali. C'è da dire che non verrebbe finanziato solo dall'Italia, ma anche dall'Europa e dalla Francia, perché il tratto di Lione
ricade nella Francia lui. Se lo costruisce la Francia. E non di certo no, io su questo la voglio fare breve io. Fino a un anno fa ero un notav convinto. Però dato che nel frattempo ho capito che la politica non può essere sempre quella del no, io direi al governo di evitare tutto questo. Bagatelle che sentiamo ogni giorno al telegiornale e di fare una cosa semplice che gli svizzeri nostri vicini fanno da anni, cioè quella di utilizzare i papelelli. Secondo me, io da italiano vorrei decidere se costruire o meno questo. Quest'opera. Quindi io proporrei al governo di indire un referendum su questo tema e di smetterla di dire ogni giorno tutto è il contrario di tutto, perché chi è più addentro alle questioni politiche capisce questi discorsi, ma chi è al di fuori fa prima a capire di cosa si parla, no? Perché poi un giorno chiamano il treno ad alta velocità, un giorno lo chiamano TAV, un giorno lo chiamano Torino-Lione, e si soltanto confusione, ma Ma tu, Antonio, ricordi qualche tempo fa che più o meno la polemica era uguale sul ponte sullo stretto? sì. Cioè io quello che sto sentendo, diciamo, adesso su questa TAV, su questa Torino-Lione, è l'identica cosa. Dicono tutti, ma sai, sì, facciamo il ponte, facciamo la TAV, però ci sono le strade che sono in condizioni pessime, oppure i collegamenti che non funzionano. Io sono un esempio, la settimana scorsa, quando sono partito, sia ad andare che a tornare, ritardi di 50 minuti, un'ora, e ci sono pendolari che tutti i giorni fanno delle tratte quotidiane e ritardano magari un'ora, 2 ore. Cioè, io sono, ti dico la mia, io la penso diversamente, perché io sono del parere che bisognerebbe sistemare le strade, bisognerebbe sistemare tutti i collegamenti viali, anche nelle piccole città, tipo gli autobus, magari farli solari, Sì, piuttosto ma che energia elettrica. nel referendum scrivere volete la TAV, volete l'ammodernamento delle strade e delle infrastrutture. Purtroppo però in Italia i referendum non sono propositivi, quello è il discorso. Sarebbe diciamo, una sorta di proposta fatta, diciamo, come la facevano sulla rete, proprio i 5 Stelle, dove magari interpellavano la popolazione dicendo cosa ne pensate voi, anche perché sarebbe a costo zero, secondo me, fare una cosa del genere, chiedere proprio ai cittadini in maniera democratica cosa ne pensate. Poi d'altro canto i 5 Stelle dovrebbero essere proprio quelli che per antonomasia hanno interesse ad avere un maggior consenso proprio dal basso, ma Sì, io cioè. credo che non lo faranno perché No, non lo lì farò. dietro la TAV o dietro come si chiama ci sono molti interessi. Io penso che ci siano imprenditori che vogliono mangiarci, questo è il mio pensiero, un po' come sul ponte, il ponte sullo stretto che si voleva fare. Io vedo solo questo e sento solo questo, poi mi sbaglierò, ma... Tra i finanziatori dell'America ci sono molti, dei costruttori dell'America. Quindi capita bene. Comunque, su questo argomento abbiamo detto la nostra. Ah sì. Poi vediamo gli altri cosa ci dicono. Se la pensano come me, o come te, o come entrambi. Ma guarda, noi siamo aperti al confronto. Io spero davvero sempre che ci sia qualche web ascoltatore che ci dica pure che la pensa in maniera totalmente diversa da noi e mi dica: guarda, leggi questo commento che faccio, vorrei venire in trasmissione a raccontarlo. Siamo apertissimi al confronto. Non Sì. Sì. abbiamo, siamo liberi, ecco, quindi assolutamente, piena libertà. Allora, poi volevo concludere con un ultimo tema del federalismo differenziato o rafforzato, la cosiddetta autonomia.
differenziata delle regioni più o meno un anno fa, il governo di centro-sinistra di Gentiloni pensò bene di avviare una trattativa con il Veneto, e poi il Veneto votò su questo. No, la regione Lombardia era il Veneto, sì, tutti e due. In pratica fece un accordo con queste regioni in modo da garantire loro maggiore autonomia alla stregua delle regioni a statuto speciale. La cosa che fece rabbia sia all'epoca che adesso è che un governo di centrosinistra abbia dato via a questi accordi, a queste trattative con le regioni, a cui poi si è aggiunta l'Emilia Romagna, anch'essa di centro-sinistra, e poi il Piemonte. In pratica, provvedimenti del genere potrebbero mettere definitivamente a rischio le regioni del Mezzogiorno, come la Calabria. Ora vi spiego perché. Quindi la cosa grave è che questi provvedimenti potrebbero mettere seriamente a rischio i conti delle regioni del sud Italia. Allora, su questo io ho letto nei giorni scorsi che si occupa dello sviluppo del Mezzogiorno, lo Svimez, e quindi fa anche delle statistiche, e quindi ha analizzato questo federalismo differenziato. Quindi questo federalismo differenziato è stato richiesto dalla regione dal nord, ma potrebbe essere chiesto anche da altre regioni come la Campania e la Puglia, che sono anch'esse dal sud. Però cosa fa questi accordi? Cosa dovrebbe produrre? In pratica, lo Svimez rileva che non sarebbe più applicato la legge 42 del 2009. La cosa mi fa ridere perché questa legge l'ha fatta Calderoli, Figurati. un federalista, però era una legge buona questa, perché garantiva alle regioni più povere dei fondi di perequazione, cioè dei fondi che andavano a scalfire le differenze economiche tra le regioni. Quindi erano dei fondi economici che servivano ad allivellare i territori, no? Quindi, le regioni, e in più garantiva i LEA, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sono i livelli essenziali di assistenza. Quindi non applicando questa legge 42 del 2009 ci sarebbero delle grosse differenze tra i territori, ci sarebbero le regioni di serie A, di B e di C, in pratica come avviene nel calcio, che in base ai soldi tu, la tua squadra va bene o va male. E lo stesso succederebbe con le regioni. In più, la legge 42 prevedeva una stabilizzazione dei diritti civili e sociali tra le regioni. Se questo non avviene, capite bene che anche sui diritti
ci sarebbero delle differenze da regione a regione. Sì. In più, quello che voglio dire io è questo, che noi da sud già abbiamo dei problemi economici, in più se andiamo ad analizzare i presidenti di alcune regioni da sud, se andiamo in Campania abbiamo De Luca degnamente imitato da Crozza, che rappresenta la corruzione all'interno della sinistra italiana e non solo, perché una volta era democristiano De Luca, quindi ha fatto diventare la sua regione una delle più corrotte d'Italia. Se andiamo ad analizzare la Basilicata, il presidente è in galera da un anno. Se andiamo a vedere la Puglia, sebbene abbia ereditato le cose buone che ha fatto Vendola, ora si trova un presidente che ha delle velleità politiche all'interno del suo partito, in più è ex magistrato anche se non lo dimostra. Se poi andiamo nella nostra Calabria, amata Calabria, abbiamo un presidente dimezzato nelle sue funzioni, perché non è ancora in carcere, però non può frequentare il palazzo regionale, quindi si capisce bene che dalle montagne in cui è confinato non può gestire una regione, e qui si dovrebbe vedere pure se non sia il caso di chiedere la sua dimissione o che si dimetta direttamente, perché la Severina ancora non si ha, perché non è condannato, no? Però è dimezzato giuridicamente nelle sue funzioni, quindi diciamo di non avere neanche noi il presidente. Se poi andiamo pure in Molise, che è una regione di centro, ma gli stessi nostri problemi economici, anche lì c'è un governatore che non esiste per i problemi giudiziari che ha. Quindi capiamo bene che ai problemi economici si mettono quelli di rappresentanza. In più, se ci andiamo a mettere che le regioni del nord non devono aiutare le regioni del sud, mandando loro parte delle tasse che vengono pagate in quelle regioni. Il sistema regionale italiano si è sempre retto sulla solidarietà tra le regioni. Invece questo sarebbe un ulteriore passo indietro, un ritorno al passato, a prima del 70, quando le regioni ancora non funzionavano. Poi in più mettiamoci che le regioni dall'inizio non hanno mai funzionato a pieno. Capite bene che se passano questi accordi con le singole regioni, noi nel sud andremo ancora più indietro di come siamo adesso. E poi in più ci sono altri aspetti legali e costituzionali che andrebbero approfonditi, ma non è il caso di farlo adesso. Comunque il succo è questo. Se poi vediamo che il Veneto ha dichiarato per noi Zaia, che vuole che il 90% delle entrate
erariale, quindi dalle tasse, dai tributi rimanga nelle regioni. Spero che questi hanno in testa la voglia nefasta di farci arretrare ancora di più. Quindi già dal discorso che abbiamo fatto, sia il disegno di legge Pillon che questi accordi con le regioni, cosiddetto federalismo rafforzato, sono due provvedimenti che mi vedono molto contrario e lontano da essi, perché è evidente anche ad un bambino, se gli viene spiegato in poche parole questi due provvedimenti, capire che sono dei provvedimenti iniqui e discriminatori per le donne o per il sud, a differenza che si tratti di Pillon o federalismo. Però Certo. dobbiamo capire che in questo periodo c'è un grande odio sociale verso le donne, verso i migranti, verso il sud. Anche se la Lega, ma anche al sud, però un problema del genere minerebbe tutte le nostre basi economiche, sociali, politiche. Come sempre, ci va di sotto chi ha più bisogno di aiuto. Ora, Riccardo, ti direi di concludere con quello che è successo, la stupidaggine che è successa a A Domenica Inn, mentre Domenica Inn. Sì, diciamo io si attende. mentre ti racconto, mentre mangiavo la mia arancia sanguigna, ho rischiato che mi andasse di traverso. Perché mentre questo discorso su Sanremo dell'89, Sì. mi sembra, quello Sì, è dell'89, dell'89. Sanremo che venne affidato a dei incompetenti figli di papà all'epoca, no? Sì. Perché c'erano Gianmarco Tognazzi, c'era Paola Domenichin, Danny Quinn e poi ci stava anche la signora Rosita Celentano. E qua adesso spiego che cosa. In questa, diciamo, puntata che era fondamentalmente della settimana scorsa ed era proprio un'anteprima di questo Sanremo che si sarebbe poi svolto da lì a qualche giorno, la Rosita Celentano se ne esce, riferendosi proprio a questa edizione di Sanremo dell'89 e alle persone che la stavano, stavano portando in scena, ha detto, sembravano quattro autistici. Come se appunto la parola autistico, cioè il sinonimo autistico, voglia dire deficiente, capisci? Cioè un po' come quando si sente dire, no? Sei un handicappato, oppure tipo quando si sente dire sei un mongoloide, oppure si sente dire sei down, oppure si sente dire sei un frocio, oppure si sente dire sei un ritardato mentale, oppure peggio, sei una femminuccia, oppure sei un autistico. Un autistico. Dovrei essere abituato alle montagne russe. Le persone cosiddette normali vivono le loro vite con indifferenza, incuranti del fatto che altri sentano oltre ogni limite le proprie emozioni. Sono un autistico ed ogni sentimento è amplificato. A volte è come se soffocassi. Vorrei essere abbracciato, rincuorato, ma mi capita di venire mal interpretato. Per spiegarvi come vivo la mia giornata, dovreste immaginarvi di vivere in perenne stato di alti e bassi, senza regole ben precise, in asimmetria totale fra ciò che provate voi e quello che comprendono gli altri. In pratica è un casino totale. Il mio dono, perché è un dono,
è quello di sentire i sentimenti in maniera esponenziale. Li avverto, non leggo nei loro pensieri, ma mi immedesimo in loro così da provare in un sol colpo ciò che altrimenti non proverei. Mi sovrastano facendomi a volte stare male. Non è semplice da descrivere, ma è come quando siete innamorati ed il vostro cuore fa le bizze in continuazione. Sento odio, amore, rabbia, delusione, gioia e per porvi rimedio devo trovare un amico che mi comprenda appieno. Ma la delusione è dietro l'angolo. Il mondo è difficile. Sono spesso circondato da persone che hanno continuamente paura. Mi scansano, mi osservano, mi offendono, perché non sono stabile. Non sono come le loro vite fatte di oggetti, oggetti inutili, bisogni e spettacolo. Spettacolo. Oh, quanto spettacolo vedono i miei occhi. Quanto si riempiono la bocca di paroloni che nemmeno capiscono. Ed io li ascolto, li guardo con distacco. Ma sento le loro anime chiedere aiuto, perché sono così normali, normali, da avere paura di se stessi. Ma io sono semplicemente un autistico, io sento, sento molto di più di te, e tutto questo, ciò che puoi capire, tutto questo, nient'altro. E mi fermo qua. Non voglio dire altro perché penso che persone che alle volte non ragionano e dicono veramente un sacco di cazzate per offendere chiunque, pensando di essere simpatici, pensando di essere ingenui a volte, quando parlano dicono sei una femminuccia, sei un mongoloide, sei un handicappato, sei un down, sei un autistico, sei un frocio, sei un ricchione, cioè... Lo fanno e non capiscono quanto male possono fare dall'altra parte, perché uno non è un'offesa essere autistico, uno non è un'offesa essere down, forse è più offesa essere seduti in un posto pagati dai soldi pubblici degli italiani e sparare una serie di stronzate una dopo l'altra. E mi fermo qua. Allora io volevo dire due cose su questo, due cose molto, molto brevemente. Allora, vorrei consigliare a nostri spettatori di seguire la serie TV The Good Doctor su Rai 2, che va in onda ogni domenica alle 21:20 su Rai 2. Questa storia, questa serie racconta la vita di un grandissimo chirurgo che però è autistico, e vi potrete vedere la stupidaggine della dichiarazione della Celentano proprio in quella serie. Toccherete con mano che autismo non vuol dire deficienza, ma tutt'altro. Assolutamente. Perché loro, ne ho conosciuti molti nella mia vita, ragazzi autistici. E loro hanno un solo difetto, quello di avere più sentimento di noi e di avere all'interno del loro corpo una sorta di amplificatore che gli amplifica tutte le sensazioni, i colori, i rumori. Quindi il loro unico difetto è questo, ma il resto... Ultimamente ci sono molti di loro che riescono anche a scrivere attraverso i tablet e quindi a dirci la loro emozioni e a descriverci. Antonio, però ti correggo, per me non è un difetto. Tu l'hai chiamato difetto, per me è un dono. Cioè il fatto di sentire delle emozioni diversamente da come le sentono gli altri, per me è un dono. Solo perché noi non riusciamo a comprenderlo non vuol dire che è un difetto. Il difetto potrebbe averlo chi dall'altra parte non lo riesce a comprendere. Secondo me è un dono e potrebbe essere anche un'evoluzione della natura umana. Io non credo assolutamente che le persone solo perché differenti siano diverse o perché... provano e sentono in maniera diversa possono essere. Sì, la penso anch'io. Anch'io, giustamente, come te, perché anch'io avevo sulla mia pelle, quindi capisco bene
Questo tema per questo rischiato Cavaranzo adesso mandasse di traverso. Ci hai messo tanto a mangiartela sta cavola d'arancia, Ma perché per mi sta scema. E io lo dico, perché questa battuta scema, questa affermazione scema, veramente stupida, perché non è, secondo me non è stata pensata, cioè sono quelle scemenze che si dicono così, perché ormai passano in maniera spontanea, cioè, capito? Per fare una citazione, Sanremese, dove, stasera inizio, prima di parlare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Va bene, abbiamo citato Fabrizio Moro. Ok, guardate, allora, amici web ascoltatori, ci state ascoltando, ci continuate a seguire, noi vi ringraziamo per l'affetto che ci dimostrate, perché le presenze ci sono, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Chi ci capisce a noi due bravo. Riccardo Cristiano e Antonio Saffioti vi salutano e vi augurano una buona, buona, buona giornata, serata, ok? Grazie. Ciao a tutti!